Buongiorno a tutti. Stamani siamo ad allenare i piccioni nel periodo prestagionale. E vi farò vedere stamani come si monta una rubasienda a caccia proprio nel bosco. Andiamo a vedere le attrezzature impiegate per questa caccia. Qui abbiamo la sacca della rubasienda. Le rubasienda ci sono tutti i pezzi. La comodità della Rubasien è che comunque i pezzi si incastrano l'uno con l'altro, quindi vanno uno con l'altro e non occupano spazio, diciamo, eccessivo. Qui abbiamo il picchetto per il filo che verrà messo in fondo alla Rubasien, al piede della Rubasien, dove ci scorrerà il filo che muoverà la racchetta. Qui abbiamo i pezzi numerati perché, siccome i pezzi, diciamo, iniziali sono molto simili e non essendo numerati si potrebbero scambiare facilmente, quindi numerandoli si facilita il montaggio. Ora andiamo a sfilarli, che sono numerati in ordine crescente, quindi andiamo a sfilarli uno alla volta. Poi, una volta diciamo tirato fuori i pezzi che ci interessano, andremo a prendere, diciamo, la racchetta, che in questo caso è una racchetta da 20 mm, una racchetta molto robusta, diciamo, per il diametro che ha, una racchetta robusta che poi andrà a inserirsi. Ora aspettate un attimo che prendo, diciamo, il pezzo interessato, eccolo qua, che andrà a inserirsi nel primo pezzo, nel pezzo numero 1, in questo modo. Allora, racchetta, pezzo numero 1 iniziale. E questo sarà, deve essere molto precisa la racchetta, quindi ci vogliono due mani, diciamo, per fare questa operazione. Io guardo se riesco a farlo con una sola. Così. Ecco qua. Io sulla mia racchetta ho fatto, diciamo, un punto, diciamo, di battuta. Nel semplice nastro è un po' di elastico rigido nastrato, e qui sarà dove verrà incastrata, diciamo, la racchetta. Ora, qui per fermarla, ognuno ha, diciamo, il suo modo. Io faccio 2 o 3 giri di nastro isolante e fermo la racchetta così. Allora, ecco qua. Il giro di nastro è stato fatto. Ora ho messo un nastro grigio per farvi vedere meglio, diciamo, come si fa, perché lo utilizzo a caccia, di solito utilizzo un nastro nero. Ho già attaccato anche il filo della racchetta, eccolo qua, con dei semplici moschettoni da pesca. Questa è l'attaccatura del filo, dove ho già passato dentro anche nella carrucola, diciamo, che sta in fondo all'asta. Mi raccomando, la carrucola, di metterla sempre in posizione, diciamo, con la che stia dritta, perché sennò altrimenti quando andate a tirare il filo si torge e il filo diventa duro, diventa, diciamo, rigido, via da tirare, e fate più fatica. Oltre all'asta che ho preparato qua, appoggiata a degli alberelli, ho anche un regolatore di altezza per la racchetta, che mi serve per mettere l'asta e la racchetta, diciamo, in posizione preferita, non troppo fuori dagli alberi e non troppo dentro. Qui c'è un pezzo conico sul quale andrà, diciamo, a inserire la Rubasien, che dopo vi farò vedere,
E questo, diciamo, con un semplice gallettino viene regolato in altezza in questo modo. Allora, una volta preparato il tutto, andiamo a prendere, diciamo, il piccione che andrà fissato con delle calzette alla racchetta. Io uso le calzette a bottone perché mi trovo bene. Una volta che il piccione va sulla racchetta, andiamo a tirare su il piccione sulla pianta. Come ho detto prima, prenderemo i pezzi in ordine crescente, dal pezzo numero 1 al pezzo numero 2, e andremo su. Sempre aiutandosi con gli alberi per appoggiare l'asta. Ci tiriamo a noi il filo che ci servirà. Tiriamo su. Numero 4. Cercando di trovare gli incastri giusti per, diciamo, rendere più stabile possibile la nostra asta, che non faccia troppe oscillazioni. Numero 5. A questo punto, quando saremo in cima all'albero, ora vi farò vedere, posso posizionare già il mio regolatore d'asta, il regolatore d'altezza. In questo modo, diciamo, l'asta è già posizionata. Ora vi farò vedere meglio. Questa è l'asta in tutta la sua altezza, e lassù abbiamo il piccione. Ora qua in fondo metterò la mia caducolina con il filo. Ora qua il terreno è un po' arido, quindi non è mi farò aiut mi aiuterò da un martellino. E diciamo, questa sarà la posizione che avrà la nostra carrucola. Questa qua. La nostra carrucola verrà così. Così avrà la possibilità anche di girare in base a dove saremo noi con l'appostamento nell'azione di caccia. E questo è il risultato del posizionamento dell'asta. Come dicevo prima, l'asta, come vedete, viene incastrata tra dei rami in modo che, se deve muoversi, è molto, diciamo, impedita perché ha i rami che la proteggono, che la tengono. Ora vi farò vedere. Ora il piccione l'ho messo un po' alto apposta perché non si vede meglio, ma poi andrò a regolarlo in modo migliore. Ora, come vedete, il piccione è tanto alto rispetto al bosco, rispetto alla pianta, però con il mio regolatore non farò altro che andare ad abbassare
l'altezza del piccione in questo modo, così rispingo il calletto, vado a rivedere e il piccione è molto meglio, vedete, è già abbassato di un bel po', poi lo riabbasserò ancora, dico, ora questi sono piccioncini giovani, quindi preferisco tenerli a questa altezza qui per ora per abituarli. Spero di esservi stato di aiuto, per qualsiasi informazione scrivetemi o su Facebook Cacciatori Giovani, nel gruppo Cacciatori Giovani, oppure su Instagram, oppure sul nostro sito cacciatorigiovani.com.